Eccolo qua, Noemi Signorile. L'esperienza nell'europeo e la crescita sicuramente in questo anno e mezzo. Fa giocare la pipe, dall'altra parte Zoi, sporcata. È proprio Kleinem a recuperare quel pallone. Illo lo va a attaccare, brave anche le ragazze di Conegliano, come anche di Gennaro, a innescare l'attacco di Nicolò. Va salvato ancora una volta da Illo. Signorile a cercare Barun. L'attacco di Barun si inarca, però c'è una buona difesa da parte proprio di Adams. La pipe appoggiata, non precisa di Kleinem, ricostruisce Conegliano. Zoi va a giocare questa pipe, attacca, la difende ancora una volta Kleinemann, il tocco facile facile. Jenny Barazza sempre molto attenta, ma lei è l'esperienza dell'Imoco. Barazza è sempre molto attenta, non è altrettanto Chirichella, che su questi palloni deve essere lei che deve andare a contrastare. La che rimane troppo sulla parallela, non sulla rincorsa della scattatrice. Ozoi, signorina, la fase di Guigi, mette giù il pallone, lo salva Nicolova, ma anche De Gennaro, classe rimette la palla di là, free ball. Adesso per Novara, Kleinem a quel pallone, il salvataggio ancora da Ozoi, aspetta, riesce a rimandare la palla di là, Fiorini molto brava, ancora Kleinem attacca quel pallone, lo difende Ozoi, Glass cerca la pipe, proprio Ozoi, il muro vincente di Martina Guigi, un'altra giocatrice d'esperienza. Rimane ferma in posto 3 per andare a valutare questo pallone miracolo di Fiorin. Eccola qui, mette le mani questa volta laddove passa la palla, sceglie una direzione e invade con quelle mani. E non è alla servizio sul 15-12 a più 3 Novara in questo secondo parziale. Va a attaccare Fiorini, questo pallone lo difende Sansonna, signorina verso il piazza quel pallone in lungo linea, però c'è Nicolova, Glass verso Fiorini, ancora il salvataggio 2 su 2 per Sansonna, ci mettono un po', poi il attacca quel pallone profondo, Boca di Gennaro risponde all'altro libero, lei è il libero della nazionale, Fiorini attacca ancora Sansonna, 3 su 3 per lei con il l'americana a piazzare quel pallone, attenzione Nicolova, Glass verso Fiorini, l'attacco di Fiorini, mani del muro, c'è Kleinemann un po' in difficoltà, se non è in bagher innesca e l'attacca quel pallone, lo difende Zoi, Glass verso Nicolova, l'attacco di Nicolova, la bulgara piaccia giù quel pallone, ancora Sansonna a distribuire in bagher, una palla che non può attaccare Barun, rimette di là, c'è ancora Glass a cercare Fiorin, l'attacca questa volta all'ennesimo attacco, Fiorin libera il suo braccio e trova il 13° punto. Una imprecisione fatale per Sansonna che non si ricorda che Barone è seconda linea, rimane con la testa ancora su quell'alzata sbagliata e non è reattiva su questa diagonale, fermo restando che Hill poteva andare tranquillamente un pochettino la situazione, sì. Forse la palla è stata valutata bene, grazie alla regia. Barun, attacco murato da Ozoi, signorile, prova a innescare l'attacco della difesa di Glass, molto brava Adams a palleggiare, rischiando tantissimo a piazzare il pallone Nicoletti, signorile, Sansonna verso Barun, l'attacco di Barun in difesa sul gran muro di Conegliano, la palla rimessa di là, adesso l'opportunità per Conegliano per accorciare ancora, annullare qualche set point, il tocco di Adams non è preciso, Sansonna a piazzare Kleinemann, la difesa da parte di Ozoi, Glass verso Nicoletti, a piazzare il pallonetto, il salvataggio, Chirichella all'alzare questo bagger, da ferma a Barun, attacca quel pallone, lo difende Barcellini, Glass verso Ozoi, la turca, attacca quel pallone, prende forse l'asta, e così è, l'errore, ancora un errore, c'è da sottolinearlo, per la formazione dell'Imoco, 25-18, subisce di più rispetto al primo parziale, la formazione di Nicola Negro, si va al cambio campo, adesso diventa tutto molto difficile perché la formazione di Novara è avanti 2-0, ma quanti, io lo sottolineo là, che bisogna vedere la linea, tanti errori, tante imprecisioni, troppi errori, veramente troppi errori. Da valutare ora che cosa succederà se Barcellini rimarrà in campo per Fiorin. Vedremo tutto tra pochissimo, vediamo queste riprese.